Ciao a tutti, io sono Roxy e in questo video vi voglio far vedere come personalizzare le vostre matite, il vostro zaino e come creare dei segnalibri personalizzati super carini. Iniziamo dalle matite. Quello che vi serve è delle matite economiche, colori acrilici, pennelli e un indelebile nero. Se volete essere super precisi nel pitturare la vostra matita, potete proteggere la parte metallica con un pochino di scotch così. Dopodiché andate a pitturare tutta la matita con i colori acrilici. Lasciate asciugare e poi potete passare un secondo strato. Quando anche questo è asciutto, togliete lo scotch. Poi potete andare a personalizzare la vostra matita scrivendoci il vostro nome o delle frasi che vi piacciono. E questo è il risultato finale. Passiamo ai segnalibri personalizzati. Quello che vi serve è dei cartoncini colorati o carta per origami, colla, forbici e, se non li volete fare voi con la carta, degli occhietti di plastica. Partiamo con un quadrato di carta, come questo. Lo piego a metà creando un triangolo, così. E poi vado a piegare i due angoli alla base verso l'alto, creando di nuovo un quadrato. Li riapro ed ora prendo il vertice e lo piego verso il basso, così. Ripiego i due angoli alla base verso l'alto e li infilo dentro questa tasca che abbiamo creato. E voilà! Ora potete andare a mettere gli occhietti e creare il vostro personaggio dove c'è la piega. Oppure, se volete utilizzare una superficie liscia, vi basterà piegare all'indentro anche l'altro lato. E poi andare a decorare. Con questo cartoncino grigio io ho deciso di realizzare Totoro. Ho attaccato gli occhietti. Disegnato naso e baffi. Ritagliato e attaccato le orecchie. E voilà! Ecco il vostro segnalibro personalizzato. Ma date spazio alla vostra immaginazione perché potete creare con questo metodo qualunque personaggio voi vogliate. Quale vi piace di più? Ed ora passiamo a come personalizzare il vostro zaino. Questo è il mio zaino del liceo. Ci sono ancora le dediche scritte dalle mie migliori amiche. Che ricordi? Oggi lo metteremo a nuovo. Il primo metodo per personalizzare il vostro zaino è di attaccarci delle toppe come queste, che si attaccano con il calore. Quello che dovete fare è scaldare con il ferro da stiro la parte dello zaino dove volete attaccare la toppa, metterci la toppa, mettere, importantissimo, un lenzuolo sopra e poi passare il ferro 5-6 volte fino a che la toppa non sia attaccata completamente. Queste toppe si trovano facilmente su internet o nei mercatini e costano davvero poco.
Quindi questo metodo è fantastico per dare personalità al vostro zaino. Il secondo metodo è quello di aggiungere delle spillette. Anche queste le trovate su eBay o nei mercatini. Dopodiché potete aggiungere dei portachiavi. Io ho deciso di aggiungere questo portachiavi di Totoro e Mikasa, che è il mio personaggio preferito di Attack on Titan. E l'ultimo metodo è quello di utilizzare un indelebile per decorare o scrivere sul vostro zaino, e potete anche chiedere ai vostri amici di scrivervi delle dediche. E tutto qua, spero che questo video vi sia piaciuto, nei commenti fatemi sapere quale progettino fai da te vi è piaciuto di più e se li realizzate taggatemi nelle vostre foto utilizzando hashtag RoxyRoxTV. Come sempre saluto e mando tantissimi bacini e virtual hugs a tutte le persone che mi hanno mandato un tweet. Qui vi lascio altri video in tema back to school, ritorno a scuola, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!